Nuovo video che inizia esattamente nel momento in cui siamo usciti dal ristorante della carne di Kobe. Io sono abbastanza sazio perché comunque oltre agli 80 grammi ci hanno portato tante cose. Ma se ribecchiamo pota pasta o anche un bel gelato. Comunque ragazzi, detto sinceramente, Kobe è veramente una carinissima città. Al di là del fatto che puoi venire qua a mangiare della carne eccezionale, è proprio un bel posto per farsi un giro al sabato pomeriggio. C'è il sole, temperatura top, si sta veramente bene. Appena arrivano gli altri cerchiamo di capire come fare per spendere queste ultime... Ma ci manca un'ora e mezza. Un'ora... Dai ragazzi, abbiamo 45 minuti per andare da Pota Pasta e andare a prendere il treno. Ehi, è gelato? Ma sono anche i raviolini là dei... No, i ghiozzi. Cosa abbiamo mangiato stamattina? Boh. No raga, Pota Pasta chiuso definitivamente. Andiamo a mangiare il gelato. Vediamo come fanno il gelato all'italiana in Giappone. Zio, una brutta notizia. Pota Pasta è chiuso. Chiuso definitivamente. Non esiste più. Noi volevamo andare da Pota Pasta perché io sono di Bergamo, lui è di Brescia. Così quando tornavamo a casa ci chiedevano: cosa hai mangiato in Giappone? Pota Pasta. Questa strada l'abbiamo già fatta tipo 9 volte perché continuavamo a fare avanti e indietro alla ricerca di un ristorante per mangiare la carne di Kobe. Alla fine ci è andata bene. Comunque, cosa che non c'entra nulla, in questa via sotto i binari è rosso. Cioè, ho salvato la vita a un bergamasco, rendiamoci conto. Allora, in questa via qua, se non ricordo male, c'era una capra a due teste imbalsamata. Te lo giuro. Spero di trovarla perché la voglio far vedere in video, se no c'è la fotografia da qualche parte. L'ho trovata. Salve. Sì, ma senti. Ragazzi, guardate che roba. Capra, credo sia una capra a due teste. Io penso che sia vera. Non so cosa ci sia scritto qua sotto, però mi ricordavo che c'era sta roba. Infatti, eccola qua. Non sembra una cosa fake, cucita, però non sono un esperto. O meglio, questa non la sanno in tanti. Io una volta avevo l'hobby della tassidermia. Andiamo a mangiare il gelato. Che scucchia che c'è. Tra due minuti siamo arrivati. Soccio, che bei porti, ci sembra di essere a Bologna. Sì, gelato, gelato, gelato. Questo va bene, è gelato. Ho già cambiato idea, tipo. Ho speso tipo 450 yen, che sono, mi sa, un botto di soldi. Voi avete preso quello... No, è diverso. È buono? È buono. Non è confezionato. L'ultimo mazzo del Giappone. È strabuono. Comunque, anche questo, che la vaniglia è diversa dai soliti. Ma no, è stra buono. È più buono di quello del tempio. Cos'è, vaniglia? Questo è bistacchio. Ma quello? Ma schifo. Pistacchio. Oh sì. Guarda che prendo. Vero che è buono? Buono. Ma io sono stato al matcha. Anche io preferisco il gelato, quello al matcha. Però questo qua, il pistacchio, è tanta roba. Buonissimo. Costa un po', però si sente che è buono. L'hai messo alla stazione? Pistacchio. Questo qua è pistacchio premium. Pistacchio premium. Matcha. Sempre fedele. Dai raga, che sono già le 12:04. Eravamo sul treno, mi sono addormentato, apro gli occhi. Raga, ma dove siamo? Stazione sbagliata, ci siamo persi. Continua a dirci di andare a sinistra. Qua ci siamo già stati, riconosco quella ragazza. Che c'è? Porca vacca. Raga, dai che facciamo troppo tardi. Ecco, adesso dobbiamo aspettare Michele, che è andato in bagno. Non lo so, Lollo non gli funzionava la cosa. Ha fatto finta di niente ed è entrato. Cioè, però, la sempre. E mamma che se Bella raga, bella raga, più indietro, più indietro. Bella raga. Fuoco. Ho appena salutato i ragazzi, adesso devo andare a cercare il mio hotel e noi ci vediamo al prossimo video. Giappo tour finito raga, che tristezza.